Benvenuti all'ultima sessione di questi incontri webinar alla scoperta del mondo Cardin, nella quale tratteremo la linea Liberté. Passo la parola al collega Luca Bertolotti, responsabile dell'assistenza tecnica di Cardin Elettronica. Buongiorno a tutti, grazie Federico. Oggi andremo a conoscere alcuni prodotti della linea Liberté. È un sistema interfono controllo accessi 4G e anche un piccolo controllo accessi GSM Calcare HF che lavora in 2G. Faremo vedere delle piccole slide e poi proprio il software di gestione, essendo tutta una gestione da remoto tramite cloud. Apro subito le slide. Un attimo solo. Bene. Ecco, Eccomi. l'argomento di oggi, faccio una piccola promessa, di questo prodotto è un prodotto che è stato richiesto alla Cardin soprattutto dal mercato francese, dove è molto in voga, come si vuol dire. Ecco, è stato presentato ancora in fiera Stoccarda nel 2017. Quindi è un prodotto sostanzialmente che anche grazie a voi, chi l'ha utilizzato nel mercato Italia, abbiamo avuto modo di migliorare. Infatti oggi con Luca vedremo ci saranno delle novità che sono state richieste proprio dai nostri installatori, dai nostri clienti. E quindi Sistema Liberté è un concetto che nasce soprattutto per la Cardin come controllo accessi in 4G. Infatti, nella schermata che ha condiviso Luca, andiamo proprio a vedere come si va a suddividere questo prodotto. Allora, è un prodotto 4G, vuol dire che non è cablato, quindi, come vedete nella schermata, abbiamo una scocca in acciaio inox, una videocamera con visione notturna a 180 gradi, dei tasti retroilluminati. Nella parte inferiore un lettore transponder, come già elencato, dove si possono collegare ulteriori 7 lettori. Un ricevitore, quindi per la linea trasmettitori S500, dove si possono memorizzare fino a 1000 trasmettitori. Salendo abbiamo un display OLED, come vedete si può selezionare un nome, un codice che dopo Luca ci mostrerà. Ecco, e all'interno di questo prodotto, come lo vedete adesso che Luca ha condiviso anche la webcam, all'interno di questo prodotto si può, anzi si deve inserire una SIM dati e voce, esempio una SIM che potete utilizzare nel mondo allarmi, quindi chi conosce anche questo mondo, diciamo che ha anche un costo bassissimo sostanzialmente, dove possiamo, Luca, io direi, scusatemi un attimo, magari si può andare proprio direttamente a vedere la prossima slide, così Sì, andiamo a ok. spiegare questo interfono, come si va a suddividere in altri Certo, prodotti. un attimo che cambio. Grazie. Eccomi qua. Allora, come ha presentato bene Federico, si tratta di un prodotto tutto in acciaio inox, una scocca in acciaio inox. Esistono tre versioni per ogni tipologia di prodotto. E ogni tre versioni si suddivide in audio e in audio video, cioè possibilità di avere la parte video, in questo caso anche per videochiamate o solo audio. Delle tre versioni possiamo avere sia la parte superficiale che ad incasso. Qui sono rappresentati la parte superficiale, quindi esterna, quindi abbiamo una versione condominiale audio video, quindi è la versione completa dove si ha la videocamera, la parte schermo, quindi per selezionare l'utente interessato, la parte tasti per il richiamo rapido o anche per una codifica con numerica, quindi di attivazione, la parte radio con l'RFID integrato. Tutti
Le versioni hanno le stesse caratteristiche, nel senso hanno la possibilità di avere fino a 1000 utenti e 57.000 titoli di passaggio, nel senso che la suddivisione viene fatta tra 1000 utenti o, anche se nel caso di un condominio di 100 utenti, hanno sempre la possibilità di utilizzare tutti i 57.000 titoli di passaggio, che possono essere trasmettitori, numeri di telefono, tag per lettori di prossimità. La versione solo video cambia esteticamente solo sulla parte alta, vedete che non c'è la fotocamera a grand'angolo, esteticamente molto simile. Si passa poi a un utilizzo terziario industriale dove si ha un solo pulsante di chiamata, quindi un'unica chiamata possibile a livello di chiamata video o solo audio, dove si può abbinare anche più numeri, ma in questo caso è solo un tasto. Tutta la parte alfanumerica, quindi per attivazione di codici numerici, e sempre anche qui la parte RFID e la parte radio. Stessa cosa sulla parte solo video, cambia solo, come vedete, che manca la possibilità di avere la videochiamata. Abbiamo anche una versione residenziale. In questo caso non si ha più la parte tasti, si ha solo un tasto di chiamata, la parte RFID e la parte radio, con possibilità o no di avere la parte di videochiamata. Come dicevo, c'è la possibilità di avere con struttura esterna e poi eventualmente con gli accessori andare a proteggere la struttura con coperture e quant'altro, o la parte incassata dove si va a portare a filo parete la struttura per chi vuole o chi ha la possibilità di fare un'installazione a filo. Tutte le parti interfono a video hanno la possibilità per la videochiamata di applicare un monitor interno per la comunicazione. È l'unica parte filare di tutto il prodotto. Si possono avere anche questo, come vedete, tutta una struttura in acciaio inox, quindi la linea, come si può capire, è esteticamente robusta, solida e anche protetta eventualmente da usure. Quindi una struttura in acciaio inox è una comunicazione con cavo Ethernet, quindi si porta un cavo singolo in caso di un'unica installazione, unità unica. Si possono arrivare fino a avere 256 monitor collegati allo stesso apparecchio. Logicamente, se dove si può arrivare con dei switch PoE, dimensionando logicamente il numero di apparecchi, non serve portarne sul tipo di alimentazione al schermo. In caso contrario, deve essere alimentato. Noi forniamo anche il nostro alimentatore eventualmente per l'alimentazione della struttura. La configurazione scusami, Fede. Sì, Luca, solo per essere chiaro, perché comunque magari è un prodotto che può essere diverso, magari sicuramente tanti chi l'ha già utilizzato o ne hanno sentito già parlare per quanto riguarda che abbiamo già presentato nei vari incontri che abbiamo fatto. L'importante è che questo prodotto attualmente può nascere soprattutto anche a livello strutturazione, quindi facciamo anche un esempio tra virgolette dove si può utilizzare. Quindi pensiamo a un condominio vecchio, datato, dove sostanzialmente l'installatore adesso cosa fa in questo momento? Sicuramente deve mettere la postazione esterna, filarmente sostituire tutti i vari cavi, portare tutti i nuovi cavi e portare le postazioni all'interno di ogni appartamento. Ecco, questo prodotto torna molto utile perché in questo caso l'installatore cosa deve fare? Acquistare l'interfono, quindi quello dedicato che ha considerato più opportuno, co acquistare l'alimentatore che proponiamo, come vedete qui, con uscita 12 volt 5 ampere. Ecco fatto che successivamente tramite un sito, quindi un cloud MyCardin, va a creare direttamente l'impianto, quindi di fronte al vostro PC, che
che successivamente con Luca dopo Andremo a andremo a vedere. vedere anche questi passaggi. Seconda soluzione, che è la soluzione tra virgolette che già applicate, quindi è una soluzione filare, quindi abbiamo le due possibilità, con SIM e la soluzione filare. Ecco, con la soluzione filare il monitor che come vedete che noi proponiamo è questo qui, il Cara 7020, che anche questo è un monitor in inox. Ecco, anche la possibilità di inserire, se non sbaglio Luca, correggimi, Dimmi. Delle qualche musica dedicata, quindi particolare, suonerie, sì. delle sonorie dedicate. Quindi è un prodotto molto interessante. Io direi di procedere. Sì, Ecco, come ho dicevo, solo sì. una domanda che ci chiede Umberto, Sì. se il POE è proprietario o standard comune. Se non sbaglio, Luca, in questo Sì. caso è standard per È quanto. standard. Ok. Esatto. Sì, come dicevamo, si può arrivare fino a un massimo di 156 monitor e la configurazione delle singole posizionamento del monitor viene dato da una linea di dip switch che si trova sul retro del monitor. Con una serie di combinazioni si arriva ad avere fino a 256 monitor potenziali. Ecco, un'altra cosa che Sì. ripeto, la card in, in questo caso per quanto riguarda l'interfono, non fornisce la SIM. Ricordo che è una SIM dati voce, come detto prima, quindi dopo dipende chiaramente dall'impianto, chiaramente se abbiamo degli impianti con tanti eccessivi numeri di appartamenti, quindi 50, 70, bisogna prendere una SIM con un minimo. Consigliamo 5 giga, quindi chiaramente deve avere un po' di Consumo giga in dati. questo caso, un consumo dati ben dedicato. Prego, Ok. Luca. Sì, qui vi riporto un esempio di un nostro interfono, in questo caso il CAR 5001, della parte scheda di collegamento. Quindi, come vedete, c'è la parte LAN, come dicevo, per il collegamento eventualmente del monitor, la possibilità di collegare lettori esterni fino a 7 unità. Logicamente la lunghezza massima del cavo non deve superare 25 metri. Abbiamo le due uscite contatti puliti predisposti, quindi R1, R2 in NA o in NC configurabile collegandola. Anche qui consigliamo sempre di non superare i 50 metri di cavo per avere un utilizzo ottimale. Abbiamo già integrato la parte antenna GSM e anche la parte antenna radio, con l'opzione di poter applicare un'antenna esterna sia radio che GSM. In questo caso sono tutti articoli opzionabili. Abbiamo in aggiunta anche la possibilità di due uscite open collector, in questo caso, dove possiamo andare ad avere altri due contatti puliti, logicamente abbinando dei relè. Quindi in questo caso avremo non solo due varchi, la possibilità di gestire non solo due varchi, ma fino a quattro. In questo caso faccio presente che sulla nostra configurazione dei radiocomandi il varco 1 corrisponde al tasto A del trasmettitore, il 2 al B, e qui potremmo andare ad avere il tasto C e D del trasmettitore. Nel caso contrario si ha solo le due uscite con A e B e l'uscita B che può essere nel caso configurata col tasto C. Abbiamo anche la possibilità di avere dei comandi filari, quindi due ingressi di tasto d'apertura, TA1 e TA2. La parte alimentazione, ok, classica della parte alimentazione, e abbiamo l'opzione anche della doppia antenna, come si vede in caso di antenna esterna e interna. Come vi dicevo, possiamo andare a applicare anche delle lettori trasponder aggiuntivi, ma anche tastiere, quindi fino a 7 dispositivi che siano lettori tag o anche tastiere allo stesso dispositivo. Ok, Luca, scusa un Sì. attimo, siccome ci sono abbastanza domande, Sì. comunque che magari sono domande che sinceramente le vedremo dopo, perché Sì. magari quando andremo fisicamente a vedere il cloud daremo Sì, un po' ok. la risposta a tutte queste domande. Quindi un attimo per riassumere,
l'interfono sono presenti due contatti puliti, esempio Esatto. potete collegare in un Cancello contatto il pedonale cancello industriale, pedonale o il cancello industriale. carraio, quello che sia. E più, come accennava Luca, ci sono queste due uscite open collector, sostanzialmente si possono comandare, esempio, luci o un'altra apertura tramite solamente il trasmettitore. Esatto. Perfetto, io direi di andare avanti. Ok. In questo caso facciamo una serie di slide veloci. Bene, se Dimmi pure vuoi bene. faccio un attimo Sì. l'introduzione io. Adesso noi sostanzialmente abbiamo presentato l'interfono, quindi adesso la parte diciamo esterna. Adesso andiamo a vedere il ricevitore GSM, denominato CaracaF, che lo chiamiamo il cuore dell'interfono. Ok? Quindi è una, io lo dico, una banale ricevente da esterno, dove all'interno possiamo inserire una SIM. Quindi c'è un prodotto dedicato con una SIM Vodafone 10 anni, solo dati, che dopo Luca spiegherà, e c'è la possibilità di acquistare il ricevitore CaracaF senza SIM. Quindi Esatto. anche qui avremo la possibilità di inserire una SIM sempre dati e voce, okay? Dell'operatore, chiaramente bisogna verificare sempre in loco il Certo. campo, quindi in questo caso se è migliore Vodafone, TIM o Wind. Ecco, abbiamo avuto magari dei casi, Luca, se posso permettermi, visto che sono stati Prego. installati in varie zone d'Italia, magari che sono state utilizzate SIM o operatori meglio poco noti nel mercato. Ecco, il consiglio nostro è di utilizzare i conosciuti, diciamo, storici, che sicuramente hanno una copertura di rete migliore. Ecco, Luca, puoi spiegarlo adesso bene? Andiamo a vedere magari cosa si può collegare, cosa si può Sì, esatto, fare. già qui era una piccola presentazione, andiamo a vedere uno specifico. Quindi questo è il ricevitore 2G, come dicevo Federico ha ben detto, la presenza della slot per la SIM, si può avere la versione già con SIM, contratto Vodafone 10 anni, solo per una connessione dati, quindi non c'è la parte voce. Abbiamo un monitor di segnalazione, quindi oltre livello anche data ora, ok, e in caso di download o update, una serie di LED indicativi, e una parte radio dove possiamo andare a memorizzare fino a 1000 trasmettitori della serie S504, S500, due anche in questo caso, passo alla slide dopo che si vede meglio. Anche qui abbiamo la possibilità di avere due contatti puliti in uscita più sempre due open collector. Anche qui a livello trasmettitore si abbinano in modo fisso, cioè tasto A del trasmettitore B, C e D. Abbiamo anche qui la possibilità di portare dei comandi filari fino a due pulsanti, selettori, tasti e quant'altro a livello di comandi filari. Possiamo andare a abbinare degli articoli esterni, quindi tastiera o lettore RFID, anche qui consigliamo sempre distanze non più di 25 metri, praticamente in una connessione seriale, quindi si va a collegare direttamente al lettore CaracaF. Una cosa che è stata implementata, è stata aggiunta la possibilità di avere il collegamento anche della parte di KS1000T e di KS-TPT, che è la linea attuale Cardin, quindi non più in acciaio inox che segue la linea Liberté, ma la possibilità di avere anche qui massimo due dispositivi collegati in seriale, la tastiera retroilluminata e il lettore RFID, logicamente scocca in alluminio e scocca in plastica. C'è la possibilità di entrambe le linee, quindi linea Liberté in acciaio inox o linea classica, chiamiamola classica Cardin. Bene, Luca, prendo un attimo la parola. Sì. Ecco, magari questo ricevitore dove si può utilizzare? Per Allora. esempio, noi abbiamo visto, faccio qualche esempio, magari Luca,
può essere rivolto, siccome è un sistema a controllo accessi, quindi si può sostanzialmente, esempio nel mondo bed and breakfast, quindi queste strutture qui, dove il titolare del bed and breakfast non è sempre presente, e quando arriva il cliente, tra virgolette, che prenota i 2 o 3 giorni di vacanza, ecco, lui può da remoto, quindi abilitare tramite, come vediamo, un codice, oppure prima abbiamo accennato che potete inserire una SIM vostra, dati e voce. Cosa vuol dire? Che in questo caso è abilitato anche alla chiamata. Cosa vuol dire? Che con un squillo si può aprire solamente il contatto 1. Esatto. Quindi se mentre utilizziamo la SIM che diamo come cardina elettronica, la SIM Vodafone con dati di 10 anni, attenzione, qui ripeto che non si può aprire con lo squillo. Quindi potete gestire da remoto codici, inserire nuovi utenti. Permette di far questo, che dopo successivamente comunque dichiariamo tutto vedendolo tramite il Esatto, cloud. una piccola premessa anche sulla connessione solo dati, comunque il dispositivo si collega periodicamente al cloud per vedere eventuali aggiornamenti e scaricare date circa 4 volte al giorno o quando ha la memoria piena dei dati, quindi dopo le 100 attivazioni. Lui fa un aggiornamento automatico, quindi se anche con SIM solo dati, lui circa suddividiamo in 4 ore, ogni 4 ore fa un piccolo aggiornamento. Quindi anche in quel caso abbiamo una velocità di aggiornamento abbastanza rapida. In caso di SIM con voce e dati, si può forzare questo aggiornamento che lo andremo a vedere dopo quando presenterò il cloud e il programma. Bene. Ok, questa è una parte che vi dicevo, 4 volte al giorno fino a 120, o nel caso inviando un SMS al numero della SIM che è stata installata sul lettore, si forza in giro di pochi minuti l'aggiornamento. Ok, faccio Ok. solo una piccola presentazione di come si va a creare la registrazione al cloud e la connessione di un dispositivo, questo che sono diciamo un po' le parti più fondamentali. Ok, quando si entra nel sito mycardin.com, questa è la schermata che compare. Accesso nel caso di già utente registrato o si va a creare un account. Nuovo account riporta le classiche diciture, quindi si va a compilare tutti i campi e invia praticamente un'email. Si avrà un'email di risposta di attivazione. Una volta fatto questo, ritornando sul sito, questo da Support MyCardin, rientrando sul sito MyCardin e inserendo i propri dati, comparirà questa schermata. Fatto questo, quando si va a creare un sito, che poi lo vedremo nello specifico, questo vi faccio solo vedere un particolare che magari dopo era difficile farlo vedere. Quando si va a inserire passo per passo la creazione di un sito, quando si va ad aggiungere un prodotto, quindi in questo caso parliamo di un interfono, si va a inserire l'interfono che abbiamo installato, nome dell'ingresso per avere un riferimento, l'ID che è specifico del prodotto. Quando abbiamo Ecco una. Luca, Dimmi. spiega un attimo da parte mia bene l'UD del dispositivo, cosa vuol dire? Allora, sì, ogni dispositivo che sia un interfono, che sia un CaraKF, quindi un ricevitore GSM, ha un proprio UID del dispositivo che è specifico, che serve per connettersi a quel specifico dispositivo. Ok? Praticamente è il nome del dispositivo. Bene. Quindi quando si va a inserire il prodotto, molto spesso ritroverete che è sconnesso, e questa è la parte che volevo spiegarvi, dopo andremo a vedere nel specifico il funzionamento. In questo caso, molto spesso, quando si va a inserire una SIM voce dati che non è Vodafone, perché quando è Vodafone il dispositivo lo riconosce in automatico, dobbiamo andare manualmente, tra virgolette, cambiare l'APN. Quindi, in base all'operatore che stiamo utilizzando, che sia TIM, 3, Wind, dobbiamo mandare un SMS con una diciamo
tipologie di stringa, che è quello riportato. In questo caso io vi ho fatto un esempio con la team, all'interfono che in automatico si riavvia e va ad riconoscere l'APN. Una volta fatto questo, nel giro di pochi minuti vi darà la connessione avvenuta. Questo Bene. è importante Diciamo perché che molto spesso mi contattano perché non c'è mai connessione. Quindi è solo una questione che non riconosce molto spesso. Se non dico problemi di copertura, è solo che dobbiamo andare a modificare l'APN in base all'operatore che è stato scelto. bene, dopo comunque verso la fine Andiamo. del webinar andremo proprio a vedere come si va a effettuare questi passaggi che ha descritto Luca. Sì, Ecco, diciamo noi che questo l'ho abbiamo. voluto far vedere perché dopo sarà difficile magari andare a inviare messaggio con l'APN, quindi ho fatto vedere proprio la parte Sì, slide con certo, il discorso. diciamo che questa parte delle slide dove si è voluto mostrare magari un po' l'iscrizione e tutto quanto è perché comunque Luca, seguendo la parte assistenza, sono le domande più Più frequenti che vengono frequenti. richieste. Quindi abbiamo pensato sostanzialmente per chi l'ha utilizzato, magari qualche dubbio o chi vorrà utilizzarlo, ecco, magari può prendere già spunto da questo. Bene. Ok, sì, dopo avevo messo altre diciture che comunque si trovano sia sulle istruzioni per chiedere eventualmente informazioni o praticamente ripristinare l'APN standard che è quella della Vodafone. A questo punto, Federico, io avevo pensato di passare direttamente alla parte pratica, quindi al lavoro su cloud, far vedere come funziona. Bene, intanto che Tanto magari vai esatto, a sì. condividere l'interfono, io direi Luca, Sì. condividiamo così magari per chi si è collegato anche da poco, andiamo a visualizzare i vari punti dell'interfono. Sì. Ecco, adesso Luca spiegherà un attimo, ecco, lo vediamo in diretta. Come vedete abbiamo due modelli, entrambi con nella parte superiore vedete la videocamera. Quindi abbiamo la linea. Quella a Ok. sinistra dove vedete il display OLED acceso è la linea condominiale, nella parte destra o sinistra vostra comunque abbiamo la linea industriale, Industria. come vedete con solo pulsante. Ecco, Luca, continua pure nella Sì, presentazione. come ha presentato benissimo Federico prima, scocco in acciaio, camera grandangolo, parte voce, display dove vedete in questo caso c'è anche una parte scritta e noi abbiamo inserito anche un, come vi farò dopo, possiamo anche personalizzare la parte tastiera, frecce di scorrimento, campanello per chiamata, tutta la parte numerica per l'attivazione e la parte radio con l'RFID integrato. In questo caso, come vediamo, RFID c'è del numero solo, in so se corso. si legge, c'è il mio nome inserito e non ce ne sono altri, quindi locazione 1, appartamento 1, locazione 1 impegnato. Non, Ecco, e dimmi. proprio a fronte di questo, Luca, vi stiamo mostrando proprio questo interfono. Immaginate di averlo installato in un condominio. Ecco, nella parte alta magari non si vede nel display OLED, dà anche il segno, si vede proprio il 4G. Ok, e cosa vuol dire 4G? Permette che utilizzando questo interfono, quindi solamente con l'interfono, e dopo vedremo che non è possibile solamente con il ricevitore KHF, c'è disponibile un'app, si chiama Visiophone, diciamo Visiophone, quindi è un'app gratuita che potete scaricarla nei vari store. E questa app permette quando io vado a chiamare un nominativo, quindi scorrendo il menu, vado a premere il tasto centrale, quindi il campanello, permette di ricevere una videochiamata, che dopo faremo anche qui, vedremo un esempio. L'importante è che in questo caso vedete che all'interno dell'impianto è presente solamente Luca Bertolotti. Sì, a Bene, io proposito. direi Luca adesso. A proposito. Condividiamo anche la parte sempre schermo dove andremo a vedere il Cloud Carding. Ecco, adesso Sì. arriviamo Ok. proprio nel cuore di cosa si può fare, quindi sostanzialmente si possono fare tante cose. Dammi un Quindi, secondo solo. certo.
con questo controllo accessi. Quindi, oltre alla parte bed and breakfast, semplicemente anche nella linea ricevitore, quindi denominato KHF, anche per l'installatore, per gestire un condominio, quindi con tante inquiline all'interno, vedrete che sarà molto semplice, soprattutto perché si gestisce tutto da remoto. Prego, Luca. Ok, quindi qui in questo caso, come vi dicevo, ci siamo logati su mycardin.com, si è aperta la schermata principale, crea account o accesso, in questo caso siamo già registrati, entriamo. Ok, adesso Password, Luca, sto entrando. occhio al blocco maiuscolo, che è attivo. Sì. Ecco, nel frattempo che Luca sta entrando, voglio Eccomi qua. specificare che questo cloud MyCardin va bene sia per l'interfono e vedremo, è lo stesso cloud anche per il KHF. Esatto. Sostanzialmente non cambia nulla di quello che andremo a vedere oggi, in questo momento. Ok, eccomi qua. Questa è la prima schermata che vi appare. Vedete le mie organizzazioni, il mio account e nuova organizzazione. Vi faccio solo vedere appena tendina, questi vedete nella mia organizzazione, in questo caso ho diverse residenze inserite, quindi di diverse organizzazioni. L'organizzazione, per darvi una spiegazione, non è altro che semplicemente lo spieghiamo come un contenitore di residenze, residenze che poi vi farò vedere sono gli impianti. Allora, può essere intesa l'organizzazione anche come l'azienda che fa proprio che sta predisponendo il lavoro. Quindi come Cardin stiamo creando delle installazioni, quindi io posso essere considerato tipo l'organizzatore, la mia organizzazione, dove all'interno ho varie installazioni eseguite. Come per ogni installazione che si va a predisporre, può essere anch'essa una singola organizzazione, dipende un po' dalla gestione del lavoro che si vuole fare. In questo caso vado ad aprire un'organizzazione Cardin elettronica, questa è la schermata successiva. Vedete, abbiamo una serie di icone, le mie residenze, i miei blaze, i miei orari d'amministrazione. Io parto dalla fine per farvi capire meglio il funzionamento, quindi a livello amministrazione, funzionamenti, quindi parametri. Quando si va a creare una residenza, questi sono i parametri che si possono richiedere per la compilazione di un impianto, quindi norme di organizzazione, in questo caso è Cardin elettronica, e si possono impostare quattro livelli, questo per dare dei riferimenti specifici dell'impianto, quindi città, quartiere, via, in questo caso numero civico. E queste domande servono a chi segue poi gli impianti a avere una ricerca più rapida della locazione e anche a livello di memoria dell'installazione. Perché questa installazione, che quello che sta dicendo Luca, che dopo vedremo, si può anche mappare, quindi Mappare, esatto. lo vedremo dopo Quindi fisicamente. sono anche info che possiamo cambiare, quindi in questo caso io avevo predisposto città, quartiere, via, numero civico, eventualmente possono essere modificate. Come vi dicevo, noi abbiamo inserito un logo, quindi può essere anche personalizzato, nome, condominio, logo, logicamente ci sono delle dimensioni da rispettare, ma è fattibile anche inserire direttamente anche un logo aziendale. A livello utenti, come vedete, viene riportato. In questo caso sono tre persone che hanno l'accesso, quindi la possibilità di entrare e gestire l'impianto, però come vedete ce ne sono due come amministratore e uno in questo caso che sono io come utente. Cosa vuol dire? Che chi è dentro come amministratore ha la gestione completa dell'impianto. In questo caso l'utente, in questo caso, è stato predisposto solo alcune funzioni, scelte ok a caso probabilmente. E praticamente è adibito a fare solo queste modifiche, non puoi andare a intaccare altre funzioni. Questo molto spesso quando viene richiesto, ad esempio, su un condominio che l'amministratore
tra virgolette, voglia gestire lui eventualmente la parte consegna telecomandi o codice di accesso o eventualmente anche un B&B e quant'altro, si va a avere la gestione amministratore, diciamo, chi segue l'impianto, chi ne fa la manutenzione, che ha la consapevolezza precisa di quello che va a fare. Si può dare all'utente delle funzioni limitate per la gestione, quindi anche un B&B potremmo solo dargli la funzione di inserire il nuovo codice, cancellare un telecomando e basta, non andare a creare, spostare o modificare la struttura dell'impianto. Perfetto. Ok, passo alla voce successiva. Ok, vi faccio vedere di qua che è più chiaro. I miei orari, in questo caso non ci sono orari all'interno, qui si va a creare nello specifico proprio gli orari di lavoro, le fasce orarie o le autorizzazioni di accesso all'impianto. In questo caso magari mettiamo ufficio, per farvi un esempio, si crea una, vi comparirà praticamente la possibilità di impostare fascio orario, giorni di autorizzazione dal lunedì alla domenica e giorni festivi, in quanto praticamente noi possiamo andare a inserire delle festività, in questo caso ce ne sono già, modificarle o aggiungere festività patrono, e in quel caso, se il flag è impostato sulla festività, se il giorno della festività ricade dentro a uno dei giorni prefissati che sono autorizzati all'ingresso e noi freghiamo, praticamente limitiamo l'ingresso, non è attivo, nel senso che il giorno di Natale, se è di martedì e qualcuno prova ad entrare in ufficio, non entra. Ok, qui come dicevo, Perfetto, magari possiamo andare. prova a far vedere se tutti i vari Sì, orari, Luca, io cliccare adesso infatti inizio. stavo andando a impostare tipo l'orario di ingresso, le 8. Facciamo fino a. Esempio, il Questo 6. cosa significa? Che con questo prodotto potete creare varie fasce, che può essere Varie l'ufficio, fasce, le certo. impiegate, le pulizie, nel bed and breakfast, la camera 1, quindi determinate fasce dove l'installatore va, come vedete sta facendo Luca, a dare un inizio e una fine, perché adesso andremo a vedere che si può anche personalizzarlo per giorni, mesi, barra Certo. anni. Ok. Ok. Quindi, come diceva Federico, la personalizzazione in questo caso ho fatto solo la settimana lavorativa dalle 8 alle 16, un esempio di orario. Può essere inserito ulteriori fasce orarie, quindi manutentore o praticamente giardiniere, qualsiasi Prova a cosa. inserire un altro nome, Luca. Inseriamolo Ok, così. magari facciamo in questo caso, andiamo anche qui a dare degli orari, nel caso magari sono autorizzate dalle 14 alle 15, solo il martedì e il venerdì. Questo è un altro esempio. Sempre salvare. Ok, quindi qui stiamo creando, si va a creare varie fasce d'orario di autorizzazione, quindi si fa tutto un prelavoro per poi quando si andrà a impostare le autorizzazioni alle specifiche residenze. Come stessa cosa, come vi ho detto, si può andare a modificare le festività, quindi si va a inserire eventualmente o togliere nel caso le fasce, le festività. Se non si va a flaggare, se non si inserisce il flag, sono disabilitate, quindi non succede nulla. Successivamente, preparato tutta la parte di autorizzazione orari giornalieri e settimanali, si passa al successivo. Qui, praticamente, la parte blaze, qui possiamo andare a inserire, vi faccio proprio vedere fisicamente. Vedete che è riportato nome, azienda, telefono. È riportato azienda perché viene considerato tipo come una fascia tipo manutentore, nel senso che l'autorizzazione che viene data qua ha
avrà l'autorizzazione su tutti i siti esistenti all'interno dell'organizzazione, nel senso, in questo caso, Luca, metto Cardin, qui eventualmente si può inserire il riferimento telefonico, la validità di autorizzazione, Luca, quindi. spiega, scusa, ti interrompo un attimo. Sì. Cosa vuol dire telefonico? Cioè, cosa si può inserire lì e È un dove si riferimento può utilizzare? telefonico, è solo un riferimento telefonico. Ah, solo riferimento Sì, telefonico. Ok, qui. quindi. Ok. Quindi si può dare l'autorizzazione una fascia periodica, quindi oggi 7 maggio fino 7 maggio 2021, 7 maggio 2022, perché ha un anno di autorizzazione per la manutenzione, per esempio. Le autorizzazioni, cioè permanente H24 o quelle che abbiamo creato precedentemente o eventualmente anche altre che si possono creare. In questo caso lasciamo H24 essendo manutentore o nel caso per interventi di manutenzione straordinaria. Si va a, in questo caso, inserire passi generali. Passi generali sta proprio che autorizza questo manutentore, in questo caso Luca Cardin, ad accedere a tutti i siti che saranno all'interno di questa organizzazione. Quindi in questo caso non so, magari inserisco un telecomando, Blaze Transponder telecomando, inserisco. Ecco, anche qui ricordiamo un attimo, Sì. nei badge, nei telecomandi, nelle tessere che troverete a disposizione, sono tutte quante precodificate, quindi hanno proprio un codice numerico. Questo vedremo dopo cosa servirà a questo codice, perché si può gestire il singolo utente. Prego. Esatto, quindi adesso inserisco un numero. Ma tu non hai magari un tag fisico Sì, vuoi un tag? Sì, ce l'ho. Inserire un sì, tag. che dopo vediamo anche la parte tag, quindi o un trasmettitore che nella parte bassa, Ah prima no, ci un siamo attimo, vorrei. dimenticati magari di far Mi dice. vedere chi è abilitato o non è abilitato. Per esempio il tag che stai Ok. inserendo, immagino che adesso non è abilitato. Non è abilitato, no. Bene, in caso dopo lo facciamo vedere, visto che hai anche l'altra telecamera Sì. puntata sull'interfono, prima di salvare tutto, di inviare il Certo. messaggio, facciamo vedere che non è memorizzato. Ok, in questo Ok? caso quindi si va a predisporre telecomando o Blaze, in questo caso, per avere la possibilità di entrare su più siti. Praticamente è una sorta di manutentore, quindi Ma ha la cosa intendi, Luca, come siete? le residenze, tutte le residenze che sono all'interno di questa autorizzazione, lui ha l'accesso. Che adesso le faccio spiego cosa sono le residenze. Ok, quindi in questo caso ho predisposto solo un blaze, vi faccio vedere. Una volta arrivato qua, in questo caso è già predisposta un'installazione. Come si va a creare le varie residenze? Le residenze non sono altro che gli impianti. In questo caso ce n'è uno, se fossero di più sarebbe tutta una serie di impianti riportato con nome, riferimento, locazione e quant'altro. Come diceva Federico, si può mappare, quindi sappiamo anche come aiuto veloce, sappiamo la zona dove è situato l'impianto, questo sempre quando abbiamo un certo numero di impianti già predisposti. Una volta configurata la mappatura e tutto quanto, si entra. Come avevamo visto precedentemente, c'è solo il mio nome all'interno. Quindi, scusa Federico, che tu mi chiedevi correttamente. Con il tag che abbiamo inserito, con tutte le residenze che tu vedresti nella tua lista, in questo caso è una sola, quindi se ce ne fossero 3-4, che sono installazioni su locazioni diverse, questo tag ha l'autorizzazione a entrare. Perfetto. Ok. Ho una domanda da Sebastiano. Sì. Mi dice, questo interfono, esempio in un'installazione dove c'è un'entrata principale e all'interno ci sono altri due stabili, esempio stabile A e B. È Sì. possibile
gestirli, tra virgolette, lui mi chiede in parallelo, quindi si possono mettere più interfoni che collaborano, che lavorano assieme? Allora, sì, quello è la funzione, questa è la funzione base. C'è una funzione di configurazione più Avanzata. professional, avanzata, dove si può andare a creare una parte che però non sarà magari un prossimo webinar, perché è un po' lungo, e si può andare a creare una parte di installazione dove ci sono dei prodotti che sono in comune con tutto, tipo se sono è un resident, quindi un cancello principale dove viene utilizzato da più condomini, di condomini, e all'interno puoi suddividere per ogni singolo condominio delle apparecchiature specifiche. Quindi hai un interfono in comune con tutti, o con una parte, dipende come viene suddiviso, e all'interno per ogni condominio hai dei altri prodotti per quel specifico condominio, tutto all'interno della stessa organizzazione, della stessa residenza. Comunque si può fare, Si può fare, diciamo che. sì, diciamo che è un step successivo. Questo è la, cioè, diciamo, stiamo facendo vedere la parte non base, Chiaramente ma più mi scrive classica. sempre Sebastiano, gli altri Sì. interfoni che andiamo ad aggiungere Sì. nell'impianto devono avere sempre presente una SIM. Perfetto. Certo. Certo. Continuiamo. Ok, quindi una volta creato la nostra residenza, che per essere più semplice è la nostra installazione, si clicca dentro. Qui siamo sulla parte residenti, in questo caso c'è solo il mio riferimento. Come ho fatto prima, parto dalla parte finale e poi eventualmente vi faccio vedere l'inserimento dei residenti. In questo caso, come vedete, che vi ho accennato prima sulle slide, ci sono due interfoni connessi, compreso il nostro, e uno piccolo che è disconnesso. Quando la parte di questo disconnesso, nel caso di una nuova installazione, potrebbe essere solo un problema di o copertura, come dicevo prima, di APN. Una volta cambiato l'APN, in giro pochi minuti vi compare la connessione, quindi in verde, quindi cliccando dentro vi compare la vostra pagina, quindi con i dati, con l'ID, la ora e data di collegamento. Un consiglio che mi sento di dare, visto che eventualmente per l'assistenza, quando andate a creare l'impianto, essendo che si lavora con SIM, salvatevi direttamente il numero telefonico. È una comodità, perché se cominciate ad avere più impianti, ogni impianto, quando andate a creare eventualmente il riferimento, il nome del prodotto, salvatevi anche il numero della SIM presente, così vi facilita eventualmente il lavoro successivamente, anche in caso di modifiche successive nel tempo. Come dicevo, l'ID specifico di questo prodotto, la nota del messaggio che si può inviare nel caso di un aggiornamento forzato, quindi posso richiedere un aggiornamento, e in questo caso facendo una richiesta, lui ciclicamente può essere dopo 2 minuti e al massimo circa dopo 4 ore farà l'aggiornamento, perché è suddiviso in 4 volte al giorno. O inviando un SMS al numero della SIM con questa dicitura andiamo a forzare l'aggiornamento. Si può eventualmente, come si vede, cambia l'ID, nel senso che se si va a modificare il dispositivo si va solo a cambiare l'ID presente, quindi non si va a intaccare niente dell'installazione creata, si va solo a modificare l'ID con l'ID dell'interfono nuovo che siamo andati a installare. A livello di parametri possiamo decidere di avere le archiviazioni dei passaggi, quindi il log, che siano autorizzati o non autorizzati, telecomando, codice in questo caso. Come vedete, magari che non l'abbiamo spiegato, ci sono le varie, per esempio, vedo un telecomando, il codice del trasmettitore e l'accesso, quindi che è stato autorizzato da parte dell'impianto, quindi dell'interfono. Per esempio, se vediamo l'ultima riga, in questo caso vediamo un trasmettitore che non è stato autorizzato, quindi in rosso, non è abilitato a entrare nell'impianto. Ecco qua, sì, scusate, volevo farvi vedere.
che si Ecco, qui può avere abbiamo più come... visualizzazioni. Perfetto. Ok. Ecco, visto che siamo qui nella parte, tra virgolette, materiale, ricerca, Sì. una domanda che ci fa Emilio, che l'avevo letta prima, se era possibile capire di chi è il trasmettitore, di chi è il codice, quindi Sì. c'è una strada più veloce, Luca? Sì, si può fare una ricerca in base al codice. O anche il nome, chiedo. Sì, praticamente. Allora, scusami perché devo chiudere le tendine perché sennò non le vedo. Ecco qui, vedi, per nome o per titolo. Perfetto. Quindi possiamo fare una ricerca, nome e il nome riferimento del residente, e numero del titolo può essere trasmettitore, tag o numero di telefono. Ma, per esempio, Mari, visto che c'è il tuo nome, proviamo a mettere il tuo nome. Sì. Quindi mi compare Luca Bertolotti, indirizzo è nella residenza Conegliano, che è okay, l'unica presente in questo caso. Se io fossi presente in più residenze, mi comparirebbero le residenze dove sono presente. Ok, prova a cliccare, vediamo che schermata ci porta. Quella della che fa riferimento alla mia residenza. Quindi io sono Luca Bertolotti, appartamento numero 1 e le autorizzazioni che ho. Ecco, come vedete, magari spieghiamola un attimo bene, ma Sì. ritornando proprio nella parte residenti, quindi facciamo un passetto Sì, scusami, indietro. volevo Ah, da solo te. finire? Scusa. Sì, perché sennò dopo. Ok. Quello che volevo dire, possiamo decidere di avere l'archiviazione passaggi, in caso logo, Cardini, le scritte che vedete visualizzate nell'interfono, il volume dello speaker, nel senso il volume che parla l'interfono è regolabile, e abbiamo la possibilità di impostare eventualmente dei. Per l'apertura con tastiera, cioè sul telefono fisso o in caso anche su smartphone tramite tastiera, possiamo configurare un tasto, un simbolo come attivazione relè 1 o relè 2, oltre che poter impostare i secondi di attivazione del relè. Non so se sono stato chiaro. Quindi io posso anche abbinare un numero di tastiera dello smartphone o un numero di tastiera di un telefono fisso per l'attivazione del relè 1 e del relè 2. In più posso anche impostare i secondi di attivazione del relè. Ok, magari vai un po' più piano Luca perché si sente che tu sai le cose, Sì, magari giusto, scusatemi. E i nostri installatori spiegandolo un po' più piano, magari può essere più chiaro. Comunque si possono andare a regolare questi due Sì. contatti, insomma, a Qui preferenza. posso avere. Anzi, erroneamente ho detto uno, due tasti di attivazione per relè 1 e due tasti per relè 2, non uno solo, fino a due tasti. Quindi posso impostare due tasti per l'attivazione e posso impostare i secondi di attivazione. In questo caso il relè 1 resta attivo 3 secondi e il relè 2 10 secondi. Ecco, Posso lì avere. vedo orario di apertura automatica. Cosa si intende, Luca? In questo caso possiamo impostare il relè con delle autorizzazioni di Quindi già funzionamento. predefinite, in Sì. questo Esatto. caso, che abbiamo già creato prima. Ottimo. Qui possiamo denominare i canali radio, questo che è tasto 1, 2, 3, 4, posso nominarlo, quindi tipo ingresso principale, pedonale, luci e quant'altro, quindi so a cosa vengono abbinati i canali nel trasmettitore e le relative uscite. Bene, E io poi passo, dai, ah, dimmi. c'è ancora altro. Bene, No. bene, continua pure. Quindi, tornando al discorso delle residenti autorizzazioni, quando andiamo a creare un residente, in questo caso sono io, questa è la schermata principale, quindi si va a scegliere nome e cognome. Numero di appartamento è praticamente è variabile, se no va a incrementarsi man mano che si creano. Gruppo di autorizzazioni, in questo caso 24H24, numero di posizione, e qui praticamente abbiamo
le tre locazioni per poter inserire dei numeri telefonici ai quali l'interfono cercherà di connettersi in caso di chiamata. Magari qua Luca, scusa se ti interrompo un Sì. attimo. Cosa vuol dire quello che sta dicendo Luca? Bene, noi installiamo l'interfono come lo vediamo magari nella webcam sopra all'esterno. Cosa fa l'installatore in questo caso? Luca ha messo il suo numero di cellulare. Successivamente avete una seconda posizione che può essere un altro numero di cellulare e di conseguenza un ulteriore numero di cellulare. Esatto. Ecco, qui l'interfono, per farvi O numero capire, fisso, come scusa. o numero fisso, come entriamo noi nelle case, negli appartamenti dei nostri clienti? Quindi le soluzioni sostanzialmente sono tre. La prima soluzione può essere tramite smartphone, perché al giorno d'oggi questo strumento lo abbiamo sempre con noi, lo portiamo a letto, lo portiamo in camera, lo abbiamo in cucina. Quindi ce l'abbiamo sempre a portata di mano. Seconda soluzione può essere un numero fisso. Quindi si va in la cosiddetta signora Maria che non ha smartphone, si può inserire un numero fisso. Ecco, quando riceverà la chiamata tramite cancelletto asterisco potrà aprire i due contatti. Ok? Che anche qui abbiamo fatto un'ulteriore modifica perché fino a diciamo 2 o 3 settimane fa, quando ricevevo la chiamata, rispondevo e premevo, ad esempio, il tasto cancelletto e aprivo il contatto, cadeva la linea. Ecco, grazie magari ai nostri installatori, Nostre segnalazioni, sì. queste segnalazioni, abbiamo modificato, cosa vuol dire? Questo tempo è stato prolungato. Cioè, quando io suono il campanello della signora Maria, risponde dalla cornetta. Quando va a aprire il contatto, non cade più la linea, anzi c'è la possibilità di aprire anche l'altro contatto e chiaramente chiedere: il cancello si è aperto? Ci sarà la risposta sì. Ecco fatto che dopo qualche secondo, mi sembra circa 7-8 secondi, cade la linea. Quindi questa è stata un'ulteriore modifica molto interessante. Terza soluzione, la soluzione per arrivare all'interno casa è utilizzando un semplice, quindi chi è abituato come al giorno d'oggi a avere la postazione fissa, si può utilizzare un tablet banale con costi veramente bassi. Ecco, in questo caso chi ha la possibilità, quindi chi ha già una rete wifi, può utilizzare quella rete. Cosa sto dicendo? Che non è obbligatorio mettere la SIM all'interno del tablet. Quindi basta una rete Wi-Fi, che ormai diciamo che l'80%, insomma, in Italia l'hanno quasi tutti. Ecco fatto che quando io vado a suonare il campanello dell'interfono, scusate, a chiamare il campanello, la prima chiamata o videochiamata, in questo caso con l'interfono, se ho chiaramente la parte video e l'app scaricata, mi arriverà la videochiamata direttamente nel tablet. Ecco qua, dopo ci sono Logicamente ulteriori. con l'app installata. Sì, adesso faremo proprio un esempio, magari Sì, Luca finisci di quindi spiegare il certo, resto. allora qui è ok, adesso creeremo un nuovo residente magari. Qui abbiamo anche la possibilità di scegliere se far visualizzare o meno il nostro nome sul display dell'interfono. Quindi, come dice Federico, in sequenza possiamo avere tre numeri di telefono che siano mobili o fissi. Logicamente, l'interfono quando va in chiamata parte a fare una chiamata sull'app. In caso di non risposta, va successivamente in chiamata normale a voce. Quindi, Ecco, anche nel caso, Luca, specifichiamo se abbiamo il 4G, esatto, se abbiamo copertura chiaramente. 4G possiamo avere una videochiamata. Se abbiamo, non l'abbiamo, abbiamo solo il 3G, è una chiamata vocale normale. Arriva comunque una chiamata Certo, vocale arriva la chiamata, ma dove. non videochiamata. Non si apre l'app, anche se abbiamo installato l'app, l'app non si apre e parte una, e arriva una chiamata normale. In quel caso l'attivazione è con i tasti predisposti, quindi cancelletto, asterisco o quello che si vuole. Quindi in Ok. sequenza
Dimmi pure. No, infatti se tu clicchi il numero visualizzato sul display, che facciamo già vedere la piccola differenza che c'è tra l'interfono e il Ah, ok. Karakash, ecco, questa è la schermata che vedrete sostanzialmente se utilizzate solamente il cuore, quindi il ricevitore Karakash. Infatti, siccome è un ricevitore, nella parte destra, che adesso Luca, dove c'è il titolo di passaggio, come vedete è già riportato il suo numero. Infatti, se utilizziamo solo il Karakash, quindi il ricevitore, basta inserire una volta il numero di cellulare. In caso contrario, utilizziamo l'interfono, come sta cliccando Luca, vedete che il numero di cellulare, quindi il primo numero, deve essere inserito due volte perché può ricevere e ricordo, avendo una SIM dati e voce, potete con uno squillo aprire un contatto da remoto, quindi solamente un contatto. Esatto, quindi si può andare a predisporre fino a 3 numeri per essere contattati dall'interfono in caso di chiamata e in questo caso invece si può inserire titoli di passaggio che sono praticamente le nostre attivazioni quando arriviamo, che può essere un bledge, un telecomando o un numero di telefono. Quindi Possiamo fare anche un esempio, Luca, magari se è un trasmettitore. certo, allora inserisco un trasmettitore. Tutti i nostri trasmettitori, come detto Federico, sono precodificati, quindi visibile il codice di attivazione. Ecco, magari prova a premerlo, che in teoria lo Sì, vediamo, tutti guarda, l'ho quanti lo inserito, vedono. 250209. No, ma premi prima di salvare tutto per far vedere che non è Sì, funzionato guarda, quel mi trasmettitore. avvicino un attimo all'interfono. Ecco, Questo è il praticamente qui telecomando. stiamo facendo vedere che il trasmettitore, che è Luca, Vedete che da non autorizzato, si non so sente se si non. vede. Si vede magari poco, comunque possono Sì. ingrandire. Ecco, prova a appoggiare il trasmettitore magari nella parte RFID. Non lo legge perché non è autorizzato. Perfetto. Ok. Bene, adesso inseriamo, magari provo a inserire anche me. Sì, Quindi cosa stiamo ok. facendo adesso? Che spiego un attimo. Bene, immaginate di avere questo interfono installato in un condominio dove sostanzialmente non siete vicini, siete a 10, 20, 30 km dal condominio e avete la gestione. Banalmente c'è un nuovo utente, quindi si va a occupare un nuovo appartamento. Adesso Luca, quindi in questo Sì. Ok, caso voi entrerete nella parte residenti. questo. Torno alla Quindi lista, torna alla lista, aggiungere, creiamo nuovo residente, aggiungere. Quindi vedete già di locazione 2, che dopo vi farò vedere anche cosa serve. In questo caso aggiungo Federico. Nome visualizzato, H24 come autorizzazione perché non sono presenti altri perché non è ancora stato aggiornato. Quindi compare come residente, però bisogna andare ad inserire sia i dati per essere chiamato che i dati che l'autorizzano ad attivare il relè. Quindi in questo caso, per esempio, inserisco il numero di cellulare Federico, che Federico me lo dice gentilmente. 348 Sì. Sì. 65 Sì. 23 Sì. 23 655. 655. Ok. Scusate, ma questo è per comodità. Poi, in questo caso aggiungo solo. Dimmi. Ok. Sì, vai, continua, continua. Ho copiato il numero perché vado ad autorizzarlo anche per chiamare lui stesso l'interfono, quindi e aprire il varco 1. Quindi inserisco il suo numero di telefono e comparirà nei titoli di passaggio. Quindi lui sarà autorizzato chiamando il numero dell'interfono ad attivare il relè di uscita 1, quindi aprirà il varco. Se non viene inserito nei titoli di passaggi, l'interfono, anche se lui conosce il numero, non è autorizzato, quindi non lo bada. Stessa cosa eventualmente per un Io bledge e direi un proprio di telecomando. fare, Ok. inseriamoli Luca, direi proprio di inserirli. Ecco, Inserisco un altro numero.
Questi sono trasmettitori precodificati, come vi ricordo, quindi Luca, ci fidiamo di te che non sono già funzionanti nell'impianto, magari prima di salvare tutto, certo. A me piace, ci piace far vedere che, mi che alzo non sono già un attimo. E dopo un'altra cosa, Luca, come vedo nella parte, ecco, Luca sta prevendo e da adesso non si legge dal codice di trasmissione il canale che è stato premuto ma non autorizzato. Perfetto. Lui lo riconosce, ecco, perché è della serie S500, ma questo telecomando non è autorizzato. Bene, visto che io sono un nuovo condomino, sì, farebbe piacere anche avere un codice tastiera personalizzato nel caso, certo, che mi dimentico il trasmettitore. Quindi in questo caso, sì, volevi solo? Non ti sentiamo più, Luca. Luca, se stai parlando, mi sentite? Scusate, mi sentite? Adesso sì, adesso sì. Ecco qua, scusate, la tecnologia, spostandomi ho toccato il microfono. Ok, volevo dire che in questo caso ci sono solo due residenti, ma come dicevamo sulle slide, questi due residenti hanno due numeri e due telecomandi, ma potrebbero avere una serie fino a 57.000 titoli di passaggio. Quindi potrebbero avere 10 numeri di telefono, 100 telecomandi, o quindi fino a un massimo di 57.000 titoli di passaggio. Quindi insomma abbiamo una buona possibilità, una buona copertura a livello di autorizzazioni. Come, ok, adesso andiamo, torniamo alla lista. Come vedete adesso compare sia il nome mio che quello di Federico con riferimento, appartamento e numero di telefono, autorizzazioni. Andiamo su codici, in questo caso ci sono già due codici di attivazione autorizzati, quindi uscita 1, codice 1234, uscita 2, il codice 2345. Una premessa: per l'attivazione del relè 1 si possono inserire tutti i codici che iniziano sia con il valore 1 e dal 3 a crescere. Per l'attivazione del relè 2 tutti i codici di attivazione devono iniziare con il 2. Questa è una piccola premessa, nel senso, se devo attivare il relè 2 dell'interfono, il codice di autorizzazione deve per forza iniziare col valore 2. Per il relè 1, dimmi. Una domanda, visto che ci troviamo veloce, che è già il nostro cliente Alessandro, che utilizza, una piccola premessa, anche il PD base che abbiamo già visto nei precedenti, sì, webinar. Cosa ci chiede? È possibile inserire, diciamo, in questo impianto un blocco di trasmettitori in una volta solo? Oppure bisogna inserirlo per ogni utente il codice del trasmettitore dedicato? Ah, nel senso, come fa quel programmatore? Sì, cioè lui mi dice: ho 50 trasmettitori, devo inserire chiaramente i 50 nominativi. Penso io che per ogni nominativo deve inserire il suo codice del trasmettitore dedicato. Sì, si può, vedi? Scusa, sono tornato indietro, tanto che tu parlavi. Tornando, sì, al telecomando, qui inserisci il numero. Lui ti dice il numero da aggiungere in sequenza. Logicamente, come si fa sul programmatore, dovranno essere in sequenza. Quindi si imposta il numero più basso. Se è una confezione da 10, quindi si prende il valore più basso e lui in sequenza andrà a inserirli in automatico. Bisogna impostare il valore, cioè 1, 2, 3, 10. Sì, chiaramente, come ben saprete, nelle scatole troverete già un codice, un'etichetta esterna, esterno, che esempio va dal numero 10 al numero 20 in questo caso. Esatto, quindi in sequenza lui andrà a crescere, partendo dal numero più piccolo, andrà a incrementare un valore alla volta. Ci sono 5, 5, 10, 10 e via dicendo. Quindi sì, è fattibile. Poi, logicamente, dovrà... E in questo caso vanno tutti all'interno, attenzione, del residente che è stato scelto. Questa è... Quindi, a differenza del utilizzare... programmatore, a differenza del programmatore, cioè io vado a lavorare sul singolo riferimento, quindi il residente Federico, aggiungo 10 telecomandi. Okay. Ok, quindi
è una Sì, piccola quello premessa vuole nel caso. andare con tutti i trasmettitori e alla sua Sì, è famiglia. riferito al Federico. Ok. Okay, a differenza perché il programmatore funziona in modo diverso, era solo una premessa. In questo Ecco. caso, come dicevamo, i codici e con attivazione del relay l'unica premessa è che deve iniziare con il 2. Quindi in questo caso ci sono già dei codici di attivazione inseriti, ne aggiungiamo uno nuovo. Ecco, anche qui cosa vuol dire? Che nella creazione dell'impianto, quindi per ogni appartamento dedicato, qual è la comodità nel caso che quell'utente non sia più presente, quindi nel condominio, nell'appartamento, ecco fatto che per l'installatore o l'amministratore del condominio è più semplice la gestione, andrà nella voce Federico, cancella, quindi va a cancellare sostanzialmente tutti i dati di Federico. Quindi il trasmettitore che avrà Federico, il codice dedicato che avrà Federico, in questo caso non funzioneranno più. Tu, Luca, continua pure. Sì, metto un codice io. In questo caso si attiverà il relay 1 perché inizia con 1. Quindi, gruppo autorizzazione 803. 1803, sì. Ah, io vedo 1, sì, 1803, ok, scusa. Ok, aggiungere e compare Federico, codice attivazione 1803, gruppo autorizzazione 24 su 24. Ecco, magari, visto che siamo proprio in questa schermata, provo a Sì. spostarti un attimo, Luca, nell'interfono e facciamo vedere che se tu premi il codice 1234, apre il varco. Accesso autorizzato, porta aperta. Bene, così sentite anche tutti quanti la voce. Quindi adesso prova il codice che è inserito attualmente, quello di Federico, che è 1803. E dà codice Errato, errato, errato. perfetto. Perché questo? Perché ancora Luca non ha inviato un messaggio, che c'è cioè un messaggio dedicato che avevamo visto prima nella presentazione delle slide, per l'aggiornamento del sistema. Oppure, Esatto, e lui in automatico non l'ha ancora fatto. in automatico non l'ha ancora fatto, perché come detto da Luca prima, si aggiorna 4 volte Al giorno. giusto al giorno, quindi circa le 4-5 Sì, ore, insomma, con un utilizzo normale, sì. ogni 4-5 ore. Ecco, magari adesso Luca puoi effettuare il salvataggio. Quindi l'installatore, in questo caso Luca, prima, quando abbiamo visto nella parte materiale, vi ha detto salvatevi il numero di cellulare, perché in questo caso magari non, anche se entrate in impianto, comunque avete dato un nuovo, come esempio il condominio Rossi, ecco fatto che dovete inviare un messaggio al condominio Rossi, quindi al numero specifico della SIM. In questo caso il sistema si va a aggiornare sostanzialmente in diretta, quindi dopo pochi Esatto, quindi io secondi. faccio una richiesta di aggiornamento e Ok. invio, ok, io ho già il numero salvato, questa è la schermata del mio cellulare, invio il messaggio. Perfetto. Ecco, oltre a questo che sta facendo Luca, come vedete sta scrivendo il messaggio, si può farlo anche fisicamente presenti davanti alla tastiera, giusto Luca? Esatto, sì, c'è un codice di attivazione. Che si entra in sincronizzazione e si va a fare l'aggiornamento. Perfetto, ma sicuramente questa procedura tramite messaggio è molto più veloce. Sì, quello bisogna essere presenti praticamente Ricordo in. sempre che Luca in questo momento è vicino, ma immaginatevi che può essere a 50, 100, migliaia di chilometri di distanza questo interfono. Esatto, in questo caso avete visto è già aggiornato. Bene, allora magari Luca spostati. Cosa andremo a vedere? Che se tutto ha funzionato correttamente, adesso se Luca scorre, scrolla il display, troveremo il Ricerche nuovo inquilino che sarà sottoscritto, Federico. del nome in corso. Magari Io? Luca, Perfetto. fai così, Sì. magari chiudi la condivisione dello schermo, così vediamo bene più in grande Ok. l'interfono. Magari nel frattempo do un'occhiata. Ecco, lo vedo un po' scuro, però si è spenta qualche luce. Non si vede bene?
Mi sembra di sì, comunque dai, scorri il menu. Ok. Sì, si vede, si vede. Ok, come dicevamo, si Ricerca scorre. del nome Adesso in corso. sei presente anche tu ed io. Bene. Ok. Ecco, proviamo il codice, esempio che Sì. prima il 1803 non funzionava. Facciamo vedere. Accesso autorizzato, porta aperta. Perfetto, adesso sono autorizzato chiaramente in questo caso aprire il relè 1. Relè Quindi 1, sì, esatto, in questo perché caso apro il relè 1. Perfetto, io telecomandi direi più i trasmettitori, telecomandi. Vediamo il trasmettitore accesso dopo. autorizzato, porta aperta. Quindi, come avete visto, Luca ha premuto il trasmettitore come Questo via radio. caso era il tuo. Perfetto. Accesso E autorizzato, fai porta vedere aperta. anche la parte tag, magari, del Sì. trasmettitore. Accesso Si è autorizzato, visto? porta aperta. Sì, se mai Accesso rifallo. autorizzato, Ecco, porta vedete che aperta. Luca non sta premendo i tasti del trasmettitore, Ho quindi per solo farvi posato. capire che il trasmettitore all'interno ha una parte RFID, come magari potete vedere un po' alle mie spalle. Ecco, io Qui. farei proprio l'esempio pratico, quindi sono stato inserito nell'impianto, quindi senza andare fisicamente nell'impianto, quello che vogliamo dirvi, abbiamo inserito un nuovo utente. Prova Luca magari a fare una chiamata. In questo caso Luca effettuerà una Ricerca del chiamata. nome in corso. Chiamata in Sto corso. chiamando Federico. Okay. Si Come vedete, mi sta chiamando. Adesso è acceso il ho già. LED di chiamata e compare il nome di riferimento del residente. Si sente squillare. Come vedete, io lo sto facendo squillare sia in entrambe, che dopo vi spiego anche questo. Quindi vado a rispondere. Sì, ti sento. Fisicamente, adesso non so, eccomi qua. Quindi vedo sostanzialmente Luca in piedi e vado a aprire un contatto. Nella parte bassa ho due contatti, quindi ho scaricato l'app, apro un contatto. Attivo. Ok, attivo un contatto, scusa, eccolo qua, l'ho premuto Neanche meglio. secondo. E posso, come vedete, prima cadeva la linea, con l'ultimo aggiornamento posso aprire entrambi i contatti. Chiedere, Luca, è stato aperto il contatto? Sì, è stato aperto. Ecco, quando, come avete visto, ho aperto il contatto, però dopo 7-8 secondi è caduta la linea. Quindi, quando voi aprite il cancello, esempio, si è aperto, la conferma vocale l'avete chiaramente Esatto. dall'interfono. Attenzione Quindi. che non è un telefono, quindi c'è una comunicazione anche vocale che è attorno ai 35 secondi. Nel senso, Ok. la conversazione non è un telefono, quindi non è che si può. Una volta che parte la videochiamata o la chiamata, ci sono 35 secondi di conversazione. In questo Ecco, caso. quindi per far capire che non possiamo stare, per E non è un virgolette, telefono che come si può stare là a un chiacchierare telefono. con. Se no, sì, bisogna richiamare. In questo caso è 35 secondi, che come avete visto è più che sufficiente per attivare il relè 1, il relè 2, chiedere chi è e quant'altro in videochiamata. Questo anche proprio essendo una connessione dati per avere una limitazione del consumo dati. Allora, nel frattempo mi auguro che sia tutto chiaro. Io farei così, Luca, magari sempre Federico, che nell'impianto possiamo Sì. dire che ha perso il trasmettitore. Sì. Oppure, ecco, io non ho chiaramente, oppure potevo far vedere anche che io potrei aprire lo squillo. In questo caso. Sì, se tu chiami, si accenderà il vocale che è autorizzato. Comunque dopo lo facciamo, è che non ho salvato il numero della SIM, però Ah, ok. non c'è problema. Nel frattempo magari io tornerei a condividere il cloud, quindi la schermata, e magari entrerei nel residente Federico proprio per far vedere il trasmettitore che prima funzionava, il quadricanale. Esempio, l'ho perso, lo hanno rubato. Ecco, Luca ci farà vedere come rimuovere dall'impianto in maniera veloce il trasmettitore. Quindi il 25 02 10
si entra solo in riferimento del residente, in questo caso Federico, si va a rimuovere, quindi viene cancellato, si inserisce eventualmente un altro trasmettitore o quant'altro, si fa... Mari, possiamo inserire un base in questo caso, Luca? Sì. Quindi per far vedere proprio che il trasmettitore che prima funzionava non funzionerà più e è stato aggiunto un nuovo titolo che può essere un base, una card, un tag, quindi quello che hai a portata di mano, Luca. Sì, ok. Ecco, diciamo che in questi 2 anni sostanzialmente che è stato proposto al mercato, ecco, quello che posso trasmettervi sicuramente è un prodotto che emoziona, quindi questo interfono, questa installazione senza cavi sostanzialmente, questo cloud di gestione che è molto interessante, quindi che è un cloud che sostanzialmente ha acquistato il prodotto, è già disponibile quindi all'installatore, all'amministratore, o lo può gestire come dicevamo prima nel bed and breakfast l'utente finale. Sicuramente l'interfono è un prodotto più che emoziona, ce ne sono installati, quindi abbiamo varie installazioni, in varie città d'Italia ce ne sono installati, funzionanti. Possono dare soluzioni, esempio ultimamente lo abbiamo installato in zona Vicenza, in una villetta, dove diciamo l'entrata principale distanziava circa 700-800 metri dalla villa, dalla casa. Cosa vuol dire? Voi sapete benissimo che fare una traccia quasi di 1 chilometro, insomma, c'è un investimento importante. Ecco fatto che utilizzando un monoutenza, quindi un prodotto più piccolino, abbiamo risolto il problema a questo cliente di Vicenza. Quindi senza portare cavi, inserendo una SIM, dati e voci, ecco fatto che può raggiungere, quindi con una chiamata, gli utenti all'interno della casa. Viceversa, il CAR-HF, quindi solamente il ricevitore, ecco, questo prodotto invece sta prendendo molto, cioè è un prodotto che chi l'ha utilizzato è stato molto soddisfatto, perché sostanzialmente, non mi piace parlare di prezzi, ha un costo bassissimo, ha una gestione facilissima, quindi immaginate anche gestire un semplice condominio, magari chi abita sicuramente in più tipo città, Roma, Milano, molto interessante, gestire un piccolo bed and breakfast, gestire per esempio anche per quanto riguarda magari parcheggi. Quindi ci sono, è un prodotto che si può abbinare in varie soluzioni. Ecco Luca, tu sì, hai già fatto inserito... anche l'aggiornamento? Sì, ho già fatto l'aggiornamento. Quindi hai già inviato un messaggio. Sì. Ecco, quindi... solamente col messaggio, che magari nel frattempo che io spiegavo, avete visto il passaggio che ha fatto Luca, c'è l'aggiornamento, ricordo, sostanzialmente istantaneo. Sì. Quindi adesso il trasmettitore di prima, Luca, quindi prendo... 250210, ok, non lo vedete, non lo riconosce più. Prova anche la parte tag, adesso Luca sta premendo quindi il via radio, che ricordo che c'è nel ricevente all'interno. Non lo riconosce più. Perfetto. Ho inserito un altro trasmettitore, 158008. Accesso autorizzato, porta aperta. Ecco. Perfetto, io come utente Federico ho perso o mi hanno rubato il mio trasmettitore, ecco fatto che voi dal vostro PC, dal vostro ufficio, potete eliminare, quindi rimuoverlo completamente dall'impianto e inserire un nuovo trasmettitore. Chiaramente l'utente finale in questo caso verrà direttamente in azienda con voi, oppure se lo gestisce l'amministratore può andare direttamente dall'amministratore. Ecco fatto che il trasmettitore è già funzionante, quindi non bisogna andare in loco, vi ricordo, prendere il furgone, tempi. Sostanzialmente noi diciamo che creiamo della marginalità, dello spazio per voi in questo caso. Ecco, sì, anche Giuseppe, infatti magari mentre lo accennavo, mi dice che si può prestare in molte applicazioni questo strumento. Sì. Dopo sicuramente voi installatori avete
parco di richieste. Ecco, questo è un prodotto che può secondare sulla parte controllo accessi, la parte gestione è un prodotto, la parte anche solamente trasmettitore e codice. Mi viene in mente, per esempio, ne abbiamo fatto un nostro cliente da poco a Bibione, che è una zona balneare qui vicino a noi, dove ci sono quei, tra virgolette, mega villaggi, dove sostanzialmente c'è un cancello principale o due cancelli, magari nel principale c'è un codice unico per 20-30 villette. Ecco fatto che lo sappiamo tutti che dopo un giorno tutti quanti sapranno qual è il codice. Ecco, in questo caso si può avere una gestione dedicata per il singolo utente. Maris, a volte sarò ripetitivo, però voglio farvi capire quante cose può fare. Un'altra domanda che ci chiede Giuseppe, per esempio nella linea industriale si possono inserire anche lì un certo numero di interfoni nella stessa rete? Sì, stesso discorso quando si va a fare un'installazione, quella più complessa, stessa organizzazione, si può suddividere quelli in comune e quelli singoli, quindi sì, non c'è problema. Bene. Quindi Giuseppe, ti confermiamo quanto ci hai chiesto? Federico, bene. Volevo... Luca, dimmi pure. No, volevo un attimo solo sul discorso del CARHF, visto che, ok, l'interfono, ho visto anche... Ah, volevi far vedere come sì, si va a inserire... Attimo. Tanto farlo vedere che comunque, come vedete, le dimensioni sono logicamente ridotte, quindi già la dimensione è una dimensione ridotta, quindi facile anche di applicazione, riusciamo a fare quasi un buon 80% di quello che fa un interfono, compresa la gestione da remoto, la possibilità di avere tastiere, lettori transponder integrati e anche qui logicamente con un'attivazione con chiamata. Sì, volevo solo far vedere per aggiungere, ecco, eventualmente Luca, una domanda solo che ho da Pietro, che sì, ci chiede nel discorso dell'app, sì, l'app, magari faccio un piccolo riassunto, l'app si chiama Visiofone e la trovate gratuitamente chiaramente negli store. Ecco, è un'app che va utilizzata solamente con l'interfono, è un'app, esatto, che quindi può ricevere solamente. Quindi io ricevo una videochiamata, come avete visto prima, mi auguro, posso aprire un contatto o entrambi in diretta, però con la stessa app io non posso magari chiamare, posso solamente ricevere videochiamate. Se dovete chiamare e aprire solamente, ecco, un contatto, chiaramente dovete salvarvi nel vostro smartphone il numero della SIM, che chiaramente l'installatore dà all'utente finale. Ecco fatto che o da remoto o in prossimità l'utente finale con uno squillo può, ad esempio, aprire il cancello carraio principale. Mi auguro di essere stato chiaro, Pietro. Ecco, Luca, continua pure. Sì, no, volevo, era il discorso che dicevamo prima, in questo caso, per far vedere come si fa a inserire un dispositivo. In questo caso andiamo a parlare di controllo accessi, CARHF. Piano, come... Luca, piano. Quindi si va a selezionare. Sì, perché, diciamo che adesso Luca mostrerà, esempio, voi acquistate un CARHF, quindi un ricevitore, cosa bisogna fare dopo l'iscrizione per vederlo, tra virgolette, la schermata nel cloud. Visto che abbiamo, ok, quindi in questo caso si va a selezionare il prodotto, il CARHF è all'interno della linea controllo accessi, quindi si seleziona, vi chiederà un riferimento nominativo dell'articolo, quindi di aiuto anche a livello di riconoscimento di installazione, in questo caso l'UID, che come dicevamo è specifico di ogni prodotto, quindi serve anche per collegarsi al prodotto. In questo caso inserisco.
Lo aggiungo. Fatto questo, vedete la parte di disconnessione. In questo caso c'è su una SIM Vodafone 10 anni, quindi non è un problema di APN. Dobbiamo, una volta che abbiamo inserito un prodotto, dobbiamo andare sulle autorizzazioni e attivarlo praticamente. Vedete, compaiono tutti gli articoli all'interno di questa residenza e in questo caso l'ho definito webinar. Dobbiamo attivare sia il tag che eventualmente i tasti delle radiocomande se vengono utilizzati. La cosa fondamentale è andare a attivare questo perché si attiva tutta la parte radio, GSM e radio. Quindi, una volta inserito, la cosa fondamentale è andare ad attivare, quindi senza Ecco, autorizzazioni, si va ad scusa Luca, ti attivare. interrompo un Sì. attimo. Chiaramente adesso vedete un esempio, tra virgolette, installazione. Quindi abbiamo il ricevitore CARA HF2, comprensivo di 10 anni di SIM Vodafone. Nella sinistra abbiamo la tastiera che ricordo Inox, nella parte superiore che è collegata chiaramente al ricevitore, e nella parte superiore abbiamo un lettore tag, sempre finitura Inox, che anche questo è collegato al ricevitore CARA HF2. Sì. Quindi Luca, diciamo che questi passaggi che stai andando dei trasmettitori e dei tag, magari ripartiamo un attimo No, per far ok. capire bene Allora, come il inserirlo. discorso è quando viene inserito un prodotto, in questo caso abbiamo inserito, vedete che adesso si è già collegato. Quando l'avevamo inserito dava disconnesso. La Ok. disconnessione non era dovuta a un problema di copertura o di APN errata, ma una volta inserito qualsiasi prodotto che andiamo a inserirlo, dobbiamo attivare praticamente il tag. Almeno, oltre se poi vengono utilizzati anche i tasti dei telecomandi. Ma la cosa fondamentale è andare a attivare il flag sul tag. In questo caso attiviamo la parte radio, quindi la parte di ricezione. Fatto questo, si salva anche se non vengono utilizzati i tasti. L'importante è andare a attivare il flag sul tag. In questo caso, lui si connette e dà la connessione con lo stato e tutto quanto. E poi si inizia a lavorare, quindi il prodotto adesso è collegato e da qui si può lavorarci sopra. Quindi se noi, Lucas, correggimi se sbaglio Dimmi. sempre, torniamo, diciamo all'inizio, quindi quando io vado a scrivere My Card In, entro Esatto. con la mia email e la mia password, nelle Esatto. organizzazioni troverò anche webinar. Quando si segue tutti i passi by passi, in questo caso l'ho nominato io webinar, ok. Ok. E quando si va a inserire gli articoli, quindi il materiale, quindi che può essere un CARA HF, un interfono, fatto questo, si deve tornare nelle autorizzazioni, quindi noi siamo qua, materiale, inseriamo un prodotto. Una volta fatto questo, dobbiamo tornare nelle autorizzazioni e andare ad attivarlo praticamente. L'attivazione si fa praticamente accendendo il flag verde sulle tag in questo caso con il simbolo del tag. Poi si decide eventualmente i tasti dei trasmettitori che vogliamo far funzionare o meno. Però la cosa fondamentale è andare a attivare il tag. Ecco Luca, ho una domanda di Pietro Sì. che ci chiede che tramite il cloud possiamo visualizzare lo storico. Sì. Ecco, magari puoi mostrare Materiale. direttamente, quindi si va a cliccare nella parte materiale, ecco qui che noi abbiamo lo storico per giorno, per orario determinato di un trasmettitore, di un codice. L'avevamo Esatto. detto, ma l'avevamo accennato anche prima, dove si può sapere sostanzialmente di chi è quel trasmettitore. Diciamo, per privacy non possiamo metterlo direttamente qui, anche se è stato già richiesto, Non è però bisogna fare nominativo. una ricerca manuale in questo caso. Esatto. Quindi si va a copiare il codice del trasmettitore del base e si va nella schermata home dove c'è trova residenti. Ecco fatto che ci riportano direttamente in quell'impianto lì. Questo caso è un titolo, non è un nome di un riferimento, Perché hai preso un codice, che non è forse dentro quello da nessuna cancellato. parte. Sì, bravo. Eccolo qua.
No, questo è cancellato, hai ragione te. Ti puoi prendere magari accesso autorizzato, il page ultimo che hai inserito. Aspetta che l'aggiorno così mi arrivano i dati ultimi. Perché faceva Ok. parte del tuo trasmettitore che ho cancellato. Sì. Nel frattempo Eccoli qua. sto guardando se ho perso qualche domanda, Luca. Sì. Ora in questo caso Qualcuno era ha risposto direttamente. Eccolo l'ultimo qua, vai. trasmettitore inserito. Si fa una ricerca in caso si sa il nome, ok, se no per titolo. Eccolo qua, Federico Ecco con il... fatto. E si apre la scheda di riferimento. Quindi Pietro, ti confermiamo che c'è uno storico e si può sapere, ci porta direttamente di chi è l'utente in questo Certo. caso. Bene. Per quanto riguarda l'inserimento del KHF, come avete visto, sostanzialmente Luca è stato molto rapido e veloce. Vedo che non ci sono domande in merito a questo, magari No, siccome... di per sé Ecco. è stato molto rapido lui a connettersi, quindi abbiamo un'ottima copertura e tutto quanto. Normalmente in giro di qualche minuto si connette, qui è stato pochissimi secondi, quindi se c'è copertura la cosa è molto veloce. Bene, ecco, come vedete voi installatori avete una schermata unica. Adesso noi per esempio vediamo tre interfoni e un ricevitore KHF, quindi chiaramente se create bene l'impianto con il nome dedicato, come vedete Luca, per esempio in fianco al nome c'è il numero di cellulare, per voi diventerà molto semplice e intuitiva dove andare a operare in caso di nuovo codice, inserimento nuovo utente, cancellazione utente. Esatto. Quindi vi ricordo che tutto questo Questo, lo scusami fate. Federico, è proprio un esempio di un unico, è un impianto che al suo interno ha quattro prodotti. Con questo cosa vuol dire? Che No, se che io c'è prima utilizzassi chi il mio chiedeva, chi poi. trasmettitore. No, ognuno ha poi le sue autorizzazioni, però questo impianto che è Conegliano, Conegliano, nominato Conegliano, le mie residenze è Conegliano. Al suo interno questo impianto ha tre interfoni e un KHF. Quindi era la Perfetto. domanda di Sì, un nostro di cliente che aveva fatto. Giuseppe Quindi sì, probabilmente. già qui la gestione è normale, diciamo basica. Se le cose ci vorrebbero più tempo, se si può andare a suddividere con un'installazione più specifica. Gli interfoni in comune con poi suddivisi le parti specifiche di ogni singolo appartamento o in caso scala o quant'altro. Però già qui è un Perfetto. esempio di un'installazione con più materiale all'interno. Bene, allora io direi Luca, Sì. faccio un piccolo riassunto, magari vado a ripetere qualcosa. Diciamo, qualche esempio è stato fatto. Sicuramente potremo star qui a chiacchierare sicuramente più tempo. Se avete qualche domanda, approfittate magari mentre faccio un vediamo un po' un riassunto che dopo rispondiamo. Nel frattempo ho già risposto io più di qualche domanda. Quindi facendo un passo dall'inizio, quindi la Cardin sostanzialmente tramite questo ricevente KHF che è il cuore, successivamente ha creato questo interfono, okay, che permette a voi di gestire condomini o tante applicazioni. Soprattutto è più rivolto a livello condominiale, anche nella parte industriale, dove non abbiamo la possibilità, se immaginate il cancello all'esterno e c'è una lunga distanza all'azienda, ecco il fatto che questo può essere una soluzione. Diciamo che in Italia al momento i prodotti più forti sono stati il CAR 5000, che è il top di gamma nella linea condominiale con videocamera, e sicuramente il ricevitore KHF.
Penso di non avermi dimenticato niente. Comunque ricordo che nel caso compilate anche il questionario, vi ricordo che trovate sempre nella parte chat, c'è proprio un link dedicato a un questionario che serve a noi Cardin per migliorarci. Mi auguro che la presentazione di oggi sia stata abbastanza chiara, perché è un prodotto che vedo che quando lo presentiamo, diciamo, ci sono sempre molteplici domande, molteplici richieste. Nel caso, se non ho fatto ora rispondere alle vostre domande, risponderà Luca comunque nei prossimi giorni. Bene, io direi in teoria, in linea, dovremmo avere i nostri colleghi, il nostro amministratore delegato, il dottor Cardin, Cristiano, e i relatori delle precedenti puntate. Signori, per caso siete in linea? Vediamo, vediamo. Ecco qui, ben arrivato Alessandro. Vediamo se c'è... Ho qualche domanda, vediamo. Ok. Diciamo che come domande al momento, Luca, ecco, ben arrivato dottor Cardin. Ben arrivato Alessandro. Ecco, manca Michele. Probabilmente se non arriva in questo momento, scusate perché è impegnato. Quindi io darei la parola inizialmente al dottor Cardin per dare un po' la conclusione. Sono entrato in ufficio, un attimo solo. Bene. Beh, nel frattempo allora uno dei due Alessandri, se vogliono iniziare e ringraziare i nostri partecipanti. Chi prende la parola? Ale, vuoi salutare tu, che magari poi concludo io, ci tenevo. Va bene, va bene. Io ho già fatto un saluto al martedì, alla presentazione delle innovazioni e complementi Cardin, però ci tenevo anche oggi a darvi il mio saluto, a ringraziarvi per la partecipazione molto attiva, e spero che questi webinar abbiano sortito l'effetto desiderato, che era quello di spiegarvi i nostri prodotti, spiegarvi la nostra filosofia e interagire con voi per dare appunto per dare a voi maggiori informazioni e a noi avere quel feedback veramente molto importante da parte vostra. Io vi saluto ancora e vi ringrazio. Grazie Alessandro, mi sentite? Sì. Niente, io ero distratto da una persona, quindi non ho ascoltato Alessandro e non vorrei dire le stesse cose, volevo solo... Beh, sono rimasto piacevolmente sorpreso dell'affluenza a questi webinar e anche dell'interesse dimostrato durante le spiegazioni. E quindi il collegamento è rimasto con un numero di partecipanti abbastanza regolare. Quindi pochi hanno abbandonato, o si sono addormentati, mi auguro di no, oppure hanno seguito con interesse le vostre spiegazioni. Niente, diciamo che questo ciclo chiude, questi sei webinar chiudono il primo ciclo che abbiamo preparato, stiamo pensando a qualcos'altro. Volevo ringraziare tutti i relatori, Alessandro, Federico, Michele e Luca. Non so se ce ne sono altri. Ecco Michele che compare. Ecco qui, Michele. Quindi ringraziare tutti, ringraziare la società che ci ha seguito nel proporre questa esperienza, e soprattutto Alessandro Raitelli, che ha dato il via con la sua idea di spingere in modo diciamo, speriamo professionale per voi, ma anche per noi, in modo forte questa iniziativa in questo momento difficile per tutti.
che grazie a Dio speriamo stia passando velocemente. E niente, in parallelo a questa noi abbiamo attivato con tutti i nostri distributori italiani, ma non solo, dei webinar più chiusi, lo chiamiamo Campus Cardin, dove noi parliamo con lo staff dei nostri distributori, dei nostri partner principali, ed è un'altra iniziativa parallela a questa che sta avendo un ottimo successo. Ne facciamo tanti e vedo un interesse sempre crescente e un ritornare a chiedervi, quindi c'è un voler approfondire sempre di più gli argomenti tecnici che noi proponiamo. Quindi sono soddisfatto del vostro lavoro, bravi, e ringrazio soprattutto gli installatori, i clienti, i curiosi, chi è connesso in questo momento, che ci segue e che ci dà una soddisfazione anche in questo. Grazie a tutti, lascio la parola a qualcuno. Ben arrivato Michele. Stiamo passando tutti quanti i saluti, mancate te Luca, e Alessandro vuole fare la chiusura. No, io che dire, bene, bella esperienza, una cosa nuova, diciamo che causa non è delle migliori visto la problematica che ha portato a fare questi webinar. Ne ho fatti due, il primo un po' una sorpresa anche per me, il secondo già un'esperienza più positiva, quindi si può migliorare anche da consigli dei nostri clienti anche sugli argomenti o magari su cosa andare a trattare nello specifico, quindi pronti ad andare avanti e a collaborare, a spiegare, a far conoscere i nostri prodotti ai nostri clienti e possibili altri nuovi nostri clienti, insomma. Grazie a tutti. Prego Michele. Sì, ciao a tutti, scusate il ritardo. E niente, posso solo citare tutti quelli che hanno fatto prima di me. È un'esperienza che vediamo, secondo me, essere risolta molto bene. Purtroppo è nata in questo frangente, ma sappiamo sempre che da brutte cose possono nascere altre di migliori. Quindi secondo me è stata una cosa che è iniziata per cose brutte, ma alla fine quello che stiamo facendo secondo me è una cosa che va bene per ora, ma anche per il futuro quando tutto sarà risolto. Quindi sicuramente far vedere le nostre facce ai clienti, a tutti, dimostra che dietro ai tuoi prodotti ci sono delle persone che ci lavorano, che ci mettono passioni, quello che fanno e che ovviamente ci mettono la faccia. Quindi sapete che noi siamo qua, adesso abbiamo anche un volto, e quindi se avete problemi, suggerimenti o quant'altro, siamo sempre disponibili. Ecco, io vi saluto e basta, per ora per me è tutto. Grazie Michele. Ci abbiamo messo la faccia, speriamo di andare avanti così. Dai. Certo. Possiamo chiudere ad Alessandro Reiteri, che è stato l'iniziatore di questa esperienza, che io ribadisco continuerà con altre idee, altre cose. Quindi, come diceva giustamente Michele, da un momento difficile nascono anche cose belle. Questo modo di comunicare, di trovarci, che in questo momento è necessario, trovarci e comunicare, altrimenti non ci si riesce, per il futuro potrebbe essere un qualcosa in più che va ad approfondire soprattutto l'aspetto tecnico, oltre che quello commerciale, che speriamo presto ritorni con un contatto fisico umano come eravamo abituati. Ma dal punto di vista tecnico è un'esperienza che apre molte possibilità per il futuro, per accelerare la conoscenza e lo studio dei prodotti. Mi taccio, vai all'esterno. Volevi aggiungere qualcosa tu, Federico? Sì, diciamo che un po' tutti, penso che anche per i nostri clienti, per chi non ci conoscesse tutti, magari, abbiamo dato sicuramente anche un volto, quindi partendo dall'alto, dal dottor Cardin, al responsabile dell'ufficio tecnico, il signor Fiorotto, a Michele Grillo per quanto riguarda la parte meccanica, a Luca Bergolotti
che tutti quanti magari sentono alla linea offline, che è sempre offline, proprio bella calda. Quindi abbiamo dato un volto come magari chi ci conosceva già, me e Alessandro, che siamo, diciamo, due colleghi che portiamo la voce in Italia di Cardini Elettronica. Ecco, secondo me questo era anche una cosa fondamentale, capire chi ci sia dietro le quinte della Cardin. Sicuramente questi webinar, questi incontri hanno dato modo soprattutto a voi, anche noi, da una parte, quindi questa nuova esperienza di crescere, di migliorarci, e dietro le quinte sicuramente spero che avete apprezzato questi interventi sia commerciali che tecnici, quindi abbiamo scoperto proprio questo mondo Cardin. Niente, vi ringrazio tutti, vi mando un abbraccio virtuale, faccio concludere al mio collega Alessandro e buon proseguimento a tutti. Grazie. Allora, partiamo col dire che a me non piacciono, diciamo, gli addii finali. Come detto dal dottor Cardin, vorrei lasciarmi con un arrivederci, sicuramente, perché penso che da questa esperienza un po' tutti noi a più livelli abbiamo imparato molto. Per quanto mi riguarda, io ringrazio tutti coloro che ci hanno seguito, che hanno partecipato. Mi sono voluto così trascrivere qualche dato senza annoiare nessuno, ma parliamo di meno di 3 settimane, parliamo di 6 webinar, parliamo di 741 iscritti, parliamo di 610 partecipanti, 83% di grado di attenzione e parliamo di oltre 490 domande con risposta ricevute. Pertanto, a mio giudizio, il progetto è stato un successo, oltre qualsiasi aspettativa. Ringrazio il dottor Cardin per aver creduto, come al solito, nella squadra Cardin. Penso che sia una vittoria di gruppo. Ringrazio l'ingegner Fiorotto, ringrazio l'ingegner Grillo, ringrazio Bertolotti, ringrazio il collega nonché compagno di lavoro Nardin. Ringrazio tutti voi che avete creduto per l'ennesima volta sull'azienda Cardin, sui prodotti Cardin, sugli argomenti Cardin. E, che dire, in questo momento, credetemi, c'è anche un pizzico di emozione che non guasta mai in questi momenti, perché vuol dire che, come già detto, oltre a metterci la faccia, ci abbiamo messo il cuore, naturalmente cercando di darvi un qualcosa nella più completezza possibile. E, grazie, penso che sia, io ultimamente la sto utilizzando molto questa parola, e penso che in un'unica parola si racchiude un po' tutto il sentimento che le persone vogliono un po' descrivere quando c'è dell'altro, non c'è solamente del lavoro, non c'è solamente del prodotto, ma c'è, credetemi, veramente tanta passione e tanta voglia di andare avanti, e questo penso che sia un po' la chiave di volta che ci permetterà di uscire il prima possibile da questo momento un po' più down e sicuramente crearne un'opportunità per tutti. Grazie ancora. Bene, ci salutiamo, a presto. Grazie a tutti. A presto a tutti. Ciao. Saluti a tutti. Ciao, ciao.